è un piacere vederti. Benvenuto e grazie. Spero vederti. Presidente, è un piacere rivederla. Doriana, lei la conosce? Buongiorno. Qua un cuore. Ecco, questa è la situazione. Tutti i cittadini quando entrano comunque c'è un elemento di trasparenza al quale che loro molto e si sa. L'ASL Roma 2 è questa qui. Lei è la dottoressa Flori De Grassi, come dicevo, è la direttrice. La metà è sua. Lei non solo ha fatto questo, ma è stata la direttrice generale che ha chiuso e costruito. Salvo, ma valutano se la persona è candidabile alla vaccinazione o no. Se la persona non è candidabile alla vaccinazione, esce da quel percorso e lo esce. Diciamo ogni giorno sono 1700 persone che noi hanno fatto la vaccinazione. Auguri, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a tutti. La zona successiva che è attesa pre-vaccinale. Gli organizzatori liberano a lezione. Ed ecco la sala vaccinale, eccole qua, le isole sono queste, quelle sono le persone che si stanno vaccinando, quindi sono 5 isole vaccinali. Stavo dicendo al Presidente che sono tutti dove? In genere. Loro qua hanno, a questo punto, il certificato vaccinale, poi gli viene dato un documento nel quale c'è la data e l'ora di quando dovranno tornare a vaccinare. Quindi sta tutto nella banca dati e poi saremo in momento. Il direttore amministrativo, la dottoressa Cavalli. Buon lavoro! Il direttore del centro vaccinale, il dottor Bellini, responsabile informatica, la dottoressa Porcelli, responsabile delle professioni, la dottoressa Pasqua. Grazie alla vostra opera. Auguri. Grazie a voi.